La prima cosa da chiedersi è a che cosa serve una Costituzione. E ce l'ha insegnato per la prima volta, molto tempo fa, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che dice: ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei poteri stabilita non ha una Costituzione. Significa che la funzione primaria di una Costituzione è dunque quella di limitare l'accentramento del potere politico, ieri del sovrano assoluto, oggi delle maggioranze politiche, di separare i poteri pubblici e controllare quelli privati per garantire i diritti fondamentali delle persone e delle minoranze. Purtroppo sono dovute passare quasi 160 anni perché in Italia e in gran parte dell'Europa si affermassero questi principi e si instaurassero quindi delle democrazie costituzionali. Questo è avvenuto per effetto di quella silenziosa ma profonda rivoluzione dei diritti umani, come l'ha chiamata Antonio Cassese, che ebbe luogo nel secondo dopoguerra, come reazione agli orrori della guerra e delle dittature che l'avevano causata, e produsse un grande cambiamento nella concezione del diritto, trasformando progressivamente la cultura giuridica e le stesse istituzioni internazionali. Questa nuova cultura si è fondata sull'idea che gli esseri umani debbano essere dotati di prerogative essenziali, universali e inviolabili, che uno Stato non possa avere il diritto quindi di opprimere una parte dei suoi abitanti. Si afferma così la rigidità delle Costituzioni, che sono sovraordinate alle leggi ordinarie e dunque costituiscono dei limiti e dei vincoli ai poteri delle maggioranze e vengono dotati a questo scopo di apposite garanzie giurisdizionali che sono le corti costituzionali. Queste garanzie sono caratteristiche delle costituzioni adottate nei paesi che in Europa hanno raggiunto la democrazia dopo dittature o regimi autoritari. In Italia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Grecia e anche nei paesi dell'est europeo dopo la caduta del muro di Berlino. Muta così la concezione della democrazia. Il metodo di formazione delle decisioni politiche basato sulla rappresentanza popolare eletta col suffragio universale e sul principio di maggioranza garantisce una democrazia formale, una procedura democratica, ma non una democrazia sostanziale. Il potere della maggioranza non è necessariamente buono e giusto. La Costituzione, viceversa, stabilendo principi di giustizia in norme sopraordinate ad ogni altra, come il principio di uguaglianza, i diritti di libertà e i diritti sociali, impone alle leggi limiti e vincoli di contenuto che tutti gli organi dello Stato sono tenuti a rispettare. Questa esigenza crea un nesso essenziale fra la prima parte della Costituzione italiana, che contiene i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e le norme che stabiliscono i diritti e i doveri dei cittadini, e la seconda parte, che contiene le disposizioni sull'ordinamento della Repubblica, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la magistratura, eccetera. Un ordinamento che perciò deve essere, ed è in effetti, stabilito in modo da assicurare il rispetto dei principi e dei diritti scritti nella prima parte della Costituzione. E questo è il risultato che è stato raggiunto da quello che è stato definito il miracolo costituente, cioè la creazione da rovine e macerie lasciate dalla dittatura e dalla guerra di una nuova vita nazionale. Il 1° gennaio 1948, il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione, come è stato scritto, ha segnato la nascita di qualcosa che è vivo e ha un futuro. Una tavola di principi e di valori, di diritti e di doveri, di regole e di equilibri, che costituisce la base del nostro stare insieme. È forse per questo che di tutte le costituzioni del dopoguerra, quella italiana è la più longeva. È il nostro specchio, ma uno specchio molto particolare, che in certe circostanze riflette ciò che siamo, in altre ciò che non siamo ma vorremmo essere, e in altre ancora forse ciò che dovremmo, ma forse non vorremmo più essere. Ogni articolo della Costituzione, nella sua sinteticità, è ricco di contenuti sui quali riflettere. Guardiamo i principi fondamentali. Leggiamo l'articolo 1.
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo articolo stabilisce innanzitutto il valore fondante del lavoro, in qualsiasi forma, dall'attività manuale a quella intellettuale, dal lavoro subordinato a quello autonomo, dal lavoro di cura a quello creativo dell'artista. Un valore che oggi è in crisi, ma che va riaffermato e realizzato, secondo quanto prevede la stessa Costituzione in altri articoli che riguardano il lavoro, in particolare l'articolo 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo, ma prevede anche che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. E l'articolo 36, che stabilisce i diritti dei lavoratori a una retribuzione proporzionata, capace di assicurare una vita dignitosa, il riposo settimanale, le ferie, eccetera. Il primo articolo della Costituzione stabilisce inoltre l'appartenenza irrinunciabile della sovranità al popolo, che la esercita nelle forme della democrazia rappresentativa attraverso le elezioni o della democrazia diretta attraverso il referendum, ma una sovranità che tuttavia non è assoluta, ma soggetta alla Costituzione e alle regole dello Stato di diritto. Vediamo ora l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Si afferma qui il principio personalista, che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. La tutela dei diritti umani è essenziale al carattere democratico della Repubblica e la loro inviolabilità non riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni delle autorità nella loro sfera privata, ma costituisce un invito affinché le istituzioni si adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli. Questi non sono visti come individui indifferenziati, ma come persone, caratterizzate dalle loro relazioni sociali, in quelle formazioni, la famiglia, la scuola, i partiti, le associazioni, in cui si realizza la loro personalità. E viene inoltre affermato in questo articolo il principio solidarista. Essere cittadino significa non solo avere dei diritti, ma anche dei doveri nei confronti della società, per esempio il dovere di pagare le tasse. Il successivo articolo 3 costituisce forse il più originale degli articoli della Costituzione, in particolare nella seconda parte. Leggiamolo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si usa dire che il primo comma sancisce l'uguaglianza formale, il secondo comma l'uguaglianza sostanziale. Tuttavia i due commi si integrano a vicenda e insieme definiscono il contenuto e il senso del principio di uguaglianza che, come ha affermato la Corte Costituzionale oltre 40 anni fa, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento. Infatti nel primo comma non solo si afferma l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il divieto di qualsiasi discriminazione, ma si parla di pari dignità sociale. Non solo torna l'idea della persona umana come essere sociale, ma vediamo apparire per la prima volta in un testo giuridico il termine dignità. Significativamente questo termine compare anche nel primo articolo della quasi contemporanea Costituzione della Repubblica Federale di Germania e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Oggi costituisce il titolo del primo capitolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Come si legge nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia, della pace nel mondo.
del tutto inedito nelle costituzioni dell'epoca è però il secondo comma dell'articolo 3, che, come sostenne il suo proponente, Lelio Basso, nella sua relazione all'Assemblea Costituente, è una norma nuova, non esistendo in alcuna Costituzione. È una norma principio che viene a costituire la chiave di tutte le altre norme che la Costituzione conterrà, attinenti al lavoro, all'impresa, alla proprietà e ai servizi pubblici. Questa norma, scriverà successivamente Basso, ha lo straordinario effetto di dichiarare che l'ordine giuridico è in contrasto con l'ordine sociale, perché l'ordine giuridico vuole l'uguaglianza, ma riconosce che l'uguaglianza non c'è. Quindi riconosce che in Italia c'è un ordine sociale di fatto che è in contrasto con l'ordine giuridico. L'intero articolo 3, come ormai è riconosciuto dai giuristi, anche se purtroppo contraddetto da gran parte delle scelte politiche che vengono di fatto adottate, prescrive formalmente quale debba essere l'indirizzo di fondo della politica che le istituzioni devono promuovere e attuare. Non pochi sono d'altronde gli articoli della Costituzione che in diversi settori dettano norme coerenti con il secondo comma dell'articolo 3. In materia di diritto alla salute, che prevede cure gratuite per gli indigenti, all'articolo 32, di diritto allo studio, all'articolo 34, di diritti dei lavoratori, l'articolo 36 che ho già citato, di diritto all'assistenza sociale per chi è sprovvisto di mezzi, per gli inabili, e di protezione sociale per gli infortuni, malattie, vecchiaia, disoccupazione, l'articolo 38, ma anche in materia di limiti all'attività economica, a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana, l'articolo 41. È importante infine sottolineare che rimuovere gli ostacoli di ordine economico, la povertà, di ordine sociale, come la mancanza di istruzione, che impediscono una uguale libertà dei cittadini, non solo serve al pieno sviluppo della persona umana, ma anche all'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, cioè serve alla democrazia. Non è possibile qui continuare l'esame di ogni singolo articolo, ma ogni volta che lo si fa se ne scopre la ricchezza, l'attualità, la complessa visione politica che potrebbe e dovrebbe indirizzare non solo l'attività dei pubblici poteri, ma anche l'impegno di noi cittadini. Qui si è spento.